radio. La tua musica, la nostra passione. Tempo. Va ora in onda, filo diretto con gli ascoltatori. Tutte le mattine alle 10 con un ospite in studio. Per intervenire, telefona allo 0376 63 1709. A filo diretto con gli ascoltatori, il bentornato lo diamo a Paolo Chiarini, che è il presidente della Proloco Città di Montichiari. Bentornato presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Bentornato, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamo che per chiamarci il numero 0376 63 1709, la mail è diretta @temporadio.it e poi c'è anche la pagina Facebook che risponde a Il Gazzettino Nuovo e Temporadio, appunto. E siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook, come lo siamo anche su YouTube, in questo caso è Temporadio Live. Allora, dunque, cominciamo subito con parlare di progetti. Parliamo di progetti, ovviamente si spera di poterli mettere in atto, ovviamente, ma insomma, vabbè, dai. Allora, c'è un progetto bello, tra l'altro. Assolutamente sì, la premessa doverosa è che in questo momento chiaramente la situazione sanitaria ha la priorità su qualsiasi cosa, poi è chiaro che ognuno nel suo ambito si occupa di quello di cui si deve occupare. Per quanto riguarda progetti, noi avevamo strutturato vari piani sul Natale, quindi piano A, piano B, siamo al piano C, sicuramente riusciremo a concretizzare una sorpresa per i Monteclarensi e non solo una diretta streaming che faremo nei pressi del Natale, quindi vicino a quei giorni, per cercare di comunque portare uno spirito natalizio, per quanto possa noi competere, con una serata molto particolare che la prossima volta, diciamo, che verrò a Temporadio spiegherò nei dettagli, perché stiamo ancora chiudendo un paio di collaborazioni importanti. E questo è il primo progetto che riusciremo comunque a portare a termine sicuramente entro la fine dell'anno. Questo è dovuto al fatto che ovviamente non si possono fare assembramenti, che i teatri devono stare chiusi, che eccetera eccetera eccetera, per cui gli eventi, insomma, come ha detto lei, appunto, la situazione sanitaria è prioritaria, però in streaming si può fare. Assolutamente. Cerchiamo di tenerci compagnia, giustamente. Assolutamente, quindi ovviamente con grande responsabilità non ci siamo sentiti di andare a fare proposte al netto di prima di, diciamo, di DPCM, l'ultimo, se non ero, uscito il 24 ottobre, erano comunque cose di piazza che non ci siamo sentiti di andare a proporre. Tutto ciò che avevamo pensato andava nell'ottica di rappresentazioni di concerti all'interno degli spazi teatrali di cui Montichiari è fornita, e avendo chiuso quelli, l'unica cosa che rimane, che non è da sottovalutare, chiaramente non è la stessa cosa di un impatto personale per qualsiasi tipo di manifestazione, rimane lo streaming, e quindi assolutamente sì. Tra l'altro si può anche, adesso non so se sia possibile, cioè non mi voglio sostituire, però si può usare per esempio un teatro, un cinema, quello che è, appunto, un palcoscenico, e fare le riprese in streaming da lì anche, per cui comunque si riesce a fare un evento, chiaro. Uno se lo guarda sul computer a casa, non è la stessa cosa, proprio ce ne siamo accorti, abbiamo già passato un lockdown, eccetera, quindi vabbè, non è la stessa cosa. Però è bello, lei non si sbottona, presidente, cioè non possiamo andare a dire che tipo di concerto sarà, eccetera, eccetera, qualche cosina, dai, insomma, qualche cosina. Allora, diciamo che è una cosa a cui tenevamo tanto, io personalmente è una cosa che apprezzo molto, credo sia molto trasversale come genere, e andremo a proporre un concerto di gospel. Beh, questo è molto nelle corde del Natale. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi è qualche cosa di che può essere un trampolino di lancio, perché per esempio un film incentrato sul gospel, che mi viene in mente il titolo adesso, Sister Act, ha lanciato quella che è diventata la cantante dei Fugees, per esempio, la ragazza di colore, e poi è diventata famosissima grazie a quel bellissimo film, veramente. Per cui non conoscevo in realtà questo aneddoto, però il film, ovviamente, come tutti, insomma, l'ho visto. Allora, siccome è impossibile poi non essere travolti dalla simpatia anche della protagonista, quindi è un qualche cosa veramente di bello, quindi ci farà sapere quando si può. Tra l'altro, lo streaming ha un vantaggio, almeno si può vedere in diretta, si può vedere in differita, assolutamente, rimane
Assolutamente. Assolutamente. La nostra volontà è quella di allietare una serata e dare un po' di leggerezza quella serata. Ovviamente noi specifico stiamo lavorando in prospettiva con dei progetti, chiaramente come tutti navighiamo a vista, perché tutti ci auguriamo il 20 di dicembre, dico una data a caso, di poter essere in una situazione meno difficile di quella di oggi, viene da dire, né? Però chiaramente la programmazione è fondamentale anche in ottica dei prossimi anni. Cosa certo. Che portiamo avanti certo. Da sempre, insomma. Quindi è un qualche cosa di veramente bello, appunto. Vedo che c'è un apprezzamento, ma dopo li andiamo a leggere dopo, i messaggi che stanno arrivando. Intanto continuate a inviarli. E poi dopo Natale arriva l'anno nuovo 2021, non sarà bisestile, questo non è che vuol dire che la pandemia passerà di botto, però insomma, noi ce l'auguriamo, ma anche domani passasse, però insomma non ce l'auguriamo, ma non è che ci crediamo più di tanto, insomma. E avete però dei progetti, insomma, assolutamente, giusto? Sì, allora in ottica del 2021 abbiamo tanta carne al fuoco. E allora, grande orgoglio, ce lo portiamo a casa, perché in questi giorni, dico una cosa, abbiamo rinnovato praticamente tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in questi due anni. E una persona con cui ho parlato ieri, che se ci ascolta ovviamente lo nomino, li saluto perché erano padre e figlia. E mi ha molto colpito e ha premiato, diciamo, le nostre idee sull'anno prossimo. Ha detto: no, io voglio ancora esserci, voglio sostenervi, vogliamo sostenervi, perché le idee sono veramente molto 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 belle. In ottica 2021 abbiamo stretto una nuova collaborazione che io ritengo molto molto importante con la parrocchia di Montichiari, che ci metterà a disposizione una location che io personalmente adoro, e con una fotografa monteclarense, diciamo molto 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 conosciuta e ovviamente molto brava nel suo lavoro, che è Gloria Finaroli, per chi la conosce, ma credo che tutti la conoscono quasi. Stiamo predisponendo 4 mostre fotografiche e come location la parrocchia di Montichiari ci ha dato a disposizione la chiesa del suffragio di Montichiari, che non tutti conoscono. È una chiesa del 700, è una chiesa veramente molto 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 bella, anche solo architettonicamente, con una bellissima luce all'interno. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi. Non voglio entrare nello specifico delle mostre, perché anche lì le collaborazioni vanno ancora chiuse. Posso dire che una sarà, diciamo, dinamica, cioè ci sarà un concorso, probabilmente non solo a livello provinciale e neanche regionale, ma apriremo molti confini, assolutamente. Vorremmo arrivare a fare un concorso nazionale, pur comunque essendo l'anno zero. E il periodo che prendiamo in considerazione sarà marzo-ottobre, quindi a Montichiari ci saranno queste 4 mostre che andremo ovviamente poi a comunicare alla popolazione una volta che riusciremo a chiudere, ripeto, tutte le collaborazioni. Certo. Altri progetti importanti sull'anno prossimo, noi nel 2019, ovviamente, altra premessa, se si potranno fare e nelle modalità in cui si potranno fare, evidente, certo. Questa è doverosa come premessa. Nel 2019 abbiamo lanciato il primo Montichiari Dance Contest, che era un contest, quindi un concorso per ballerini, per scuole di ballo, scuole di pop, la maniera più trasversale possibile, mentre lo scorso anno abbiamo lanciato il primo Montichiari Street Art Contest, quindi un concorso di... Mi piace che già dice scorso anno, che ci siamo ancora nel 2020. Scusate. Però no, questo è il bello della mentalità di un ragazzo, appunto, di un giovane uomo che è già proiettato nel futuro, quindi siamo già nel 2021. Per il presidente siamo già nel 2021. Io intanto ringrazio e mi porto a casa il ragazzo, se possiamo continuare su questo, perché anche il giovane uomo va bene comunque. Okay. L'anno prossimo vorremmo unire le energie e quindi fare una fine settimana di street, quindi per dare spazio, diciamo, a tutte queste iniziative, tutte queste discipline che tanto attirano il mondo giovanile, ma non solo, e quindi unire le due cose con magari anche una terza disciplina che stiamo definendo la domenica. Quindi immaginatevi un sabato e domenica a Montichiari dedicata allo street. E periodo estivo, naturalmente sto parlando. L'ultima volta che sono venuto, se non erro, era a fine agosto, primi di settembre, avevo parlato di una manifestazione sul cibo, quindi su un piatto
che ci piacerebbe tanto diventasse identificativo di Montichiari, cosa che a Montichiari manca, anche se ci sono tantissimi prodotti, tantissimi piatti che chiaramente non solo a Montichiari si mangiano, ma sono molto caratteristici. Stiamo definendo anche lì un'iniziativa molto importante. Io ne approfitto di oggi, di questo microfono, per lanciare una sorta di appello. A breve cercheremo di convocare tramite email, insomma vedremo attraverso che canali, i ristoratori monteclarensi, quindi ognuno che fa food, che ha un'attività, che lavora per un'attività, perché vogliamo condividere e coinvolgerli su questa idea, perché vogliamo avere anche degli spunti da parte loro e mettere in pratica questa cosa che vedrà la luce il prossimo anno. Queste sono le due macro, diciamo, iniziative per il prossimo anno. Bene, benissimo. Quindi appunto bello appunto coinvolgere i ristoratori, quindi appunto è una cosa corale, questo è proprio pro loco, proprio appunto... Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci tengo anche a dire una cosa, dato che mi stanno arrivando delle chiamate, delle domande. Carnevale Monteclarense. Il Carnevale Monteclarense nel 2021 si terrebbe il 14 di febbraio. Queste domande però in questo momento innanzitutto non hanno una risposta. Poi ci tengo a sottolineare che il Carnevale Monteclarense è un'iniziativa dell'amministrazione, che l'amministrazione poi chiede alla Proloco di svolgerla. Pertanto diciamo che una decisione su questa cosa ovviamente non posso prenderla io, né certo. Posso dire la mia, per quanto possa avere un'idea, ma è chiaro che è l'assessore alla cultura che deve rispondere a queste domande, ed è evidente che in questo momento non c'è una risposta. Certo. Speriamo ovviamente. Certo. Purtroppo al momento, infatti ha usato il condizionale il presidente, al momento l'amministrazione ha deciso di non farli gli eventi, però appunto si spera. Carnevale sarà il 14 febbraio, quindi mancano ancora diversi mesi, speriamo. Montichiari, con grande senso di responsabilità, e non solo Montichiari, ha deciso di non fare nulla fino al 31-12 il 2021, poi ovviamente pare che poi guardando la bozza, ancora la cosa ufficiale non c'è, del DPCM, che si potrà far poco, insomma, però insomma al momento, perché poi dopo ci sarà assolutamente un nuovo, per cui vediamo ovviamente. Complimenti anche al coraggio, che un fuori programma, ci vuole coraggio per gestire una Proloco in un periodo come questo? Oddio, io credo che il coraggio ci voglia gestire altre cose, ci sono cose ben più delicate in questo momento. Diciamo che c'è passione, credo certo. Che chiunque si occupi di intrattenimento a livello di volontariato, ma qualunque Proloco, qualunque associazione a cui va, a tutti indistintamente il mio rispetto, sono tutti animati da passione per il proprio territorio, per la valorizzazione dello stesso. Certo. Quindi grazie per il coraggio, ma il coraggio io lo do a qualcun altro, diciamo. Certo, però le voglio chiedere questo, gli sponsor apprezzano la vostra opera? Assolutamente sì, questa è un'altra cosa, lo dicevo anche prima, che ci fa molto piacere, perché fondamentalmente è un risvolto anche per la popolazione di Montichiari, perché è evidente che un'amministrazione sostiene economicamente le associazioni quando crede nei progetti, ma meno diciamo economicamente si espone. Quindi quando un'associazione riesce ad essere il più indipendente possibile, è chiaro che la manifestazione in sé viene comunque svolta, c'è comunque una valorizzazione del territorio, ma il cittadino diciamo che spende di meno, passatemi questa metafora. Quindi assolutamente sì, sponsor ci sostengono e speriamo di trovarne anche nuovi, sono in contatto con nuove realtà e spero che anche loro apprezzeranno la nostra progettualità, il coraggio. Lanciamo l'appello allora a tutti coloro, anche perché non credo che poi serva chissà che cosa, proprio non sosteniamo la Proloco città di Montichiari, perché Montichiari è una città obiettivamente e con un territorio vastissimo eccetera, e che merita di essere appunto promossa, per cui appunto siccome i volontari, lo stesso presidente, sono appunto tutti volontari, appunto cerchiamo di aiutarli. Aggiungo anche per la completa trasparenza che ogni sponsor ha un contratto da sottoscrivere e ogni cifra che viene concordata viene diciamo destinata all'associazione dietro
la stampa di una regolare fattura come sponsorizzazione, e per cui ognuno ha propri benefit fiscali in base al proprio regime di partita IVA, diciamo, che comunque è il suo commercialista che li va a comunicare, ma chiaramente sono soldi che poi possono essere detratti. Grazie per averlo appunto spiegato. Allora, con Paolo Chiarini, che è il presidente della Proloco Città di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Diretto con gli ascoltatori. Allora, abbiamo visto appunto tutto quanto, piano sci, è bello comunque anche lì il fatto che voi abbiate previsto, allora se va tutto bene, piano A, se ci sono i problemi piano B, se ci sono problemi un po' più seri piano C, voi siete il piano C, avete, io non vi chiedo se avete preparato anche un piano D ovviamente. In realtà è nel cassetto anche quello, sembra, in realtà c'è anche quello nel cassetto, sì. Va bene. Siamo molto produttivi, creativi. Cerchiamo di essere positivi, non ci sarà bisogno di questo, assolutamente. Comunque, allora, io so che lei ci tiene anche a lanciare un appello per aiutare un settore che è, di cui si parla poco. I media nazionali forse non hanno mai parlato, non so se ne abbiano parlato, io non ho mai sentito, francamente, da marzo non ho mai sentito proprio, che è quello dell'intrattenimento. Cioè, noi quando pensiamo alla musica pensiamo, non so, a Ligabue anziché a Giorgia, ma non si pensa per esempio a tutti quelli che fanno il clown, che fanno il prestigiatore, che fanno varie cose, ecco. Assolutamente, so che lei sì. ci tiene. Ovviamente non ho nessun tipo di presunzione di poter influenzare nessuno che possa decidere queste cose, però ci tengo particolarmente proprio a lanciare un appello per non dimenticare, per valorizzare, per cercare di aiutare tutte le maestranze. Questa parola che invece io ogni tanto sento in televisione, cosa sono queste maestranze? Insomma, dietro a un concerto gli stessi artisti con cui noi collaboriamo chiaramente non sono a livelli degli artisti che lei prima citava, quindi comunque vivono dei concerti che fanno, vivono delle serate che fanno, degli spettacoli. E poi come dice giusto, c'è chi fa le pulizie, chi il lucista, il i foni, sì, mi vengono in mente. Esatto, assolutamente. Tutte persone che al momento non stanno lavorando. Assolutamente, a Montichiari abbiamo, se non erro, 4 scuole di danza, per esempio, anche loro sono comunque persone che vivono con quel lavoro, perché ognuno poi ha scelto di intraprendere la propria strada. È chiaro che non si vive solo di ristorazione, piuttosto che di abbigliamento, piuttosto che di qualsiasi altro tipologia di lavoro, ma si vive anche di queste cose, perché quando noi ci sediamo e guardiamo uno spettacolo di qualsiasi tipo dobbiamo sempre pensare che dalla parte di là ci sono comunque dei professionisti che sfamano le proprie famiglie, che vivono per quanto possono con quel lavoro. Quindi assolutamente, io spero assolutamente che non vengano dimenticate, che vengano aiutate, perché chiaramente è il settore che in questo momento fa veramente fatica a vedere la luce. Io lancio anche un altro appello, sempre sulla stessa direzione, dopo daremo le nostre coordinate, i numeri di telefono li trovate su tutte le locandine. Se c'è qualche artista monteclarense che vuole contattarci perché ha qualche idea da mettere in campo per, non so, mi viene in mente una raccolta fondi, ma poi le idee nascono anche sul tavolo attraverso il telefono, noi siamo più che disponibili per cercare di concretizzare queste cose, per non dimenticarli, ripeto. Allora, le leggo i messaggi, ce n'è uno che riguarda, presidente, dobbiamo fare un piatto tipico nostro, tipo la trippa, che è nostra da anni, è nato sul mercato di Montichiari. Allora, va bene, io a questo punto, visto che mi pungolavano anche a settembre, do qualche informazione in più. Allora, l'anno prossimo il piatto su cui stiamo lavorando è proprio quello, è la trippa. La trippa evidentemente non nasce a Montichiari ed ha comunque varie declinazioni alimentari e di preparazione su tutta Italia. Montichiari c'è questa storicità del venerdì mattina dove anni fa il mercato contadino, il mercato del bestiame non si svolgeva, non c'era ancora al centro fiera, ma si svolgeva l'attuale City. E i nonni ricordano che il venerdì mattina si faceva colazione con la trippa. Ora, noi l'anno prossimo vorremmo cercare di valorizzare questo piatto anche in chiave 2.0, quindi diciamo una nuova rivalutazione della trippa. E la manifestazione si chiamerà Montichiari Trip Advisor, quindi sarà una sorta di contest, abbiamo già un logo preparato e registrato che poi vorremmo, diciamo, spammare nei prossimi mesi e che possa diventare identificativo di questa cosa. Quando è che si farà? Allora, sul periodo
Diciamo fine primavera, inizio estate. Non c'è ancora una data precisa perché chiaramente... Beh, ovvio, è chiaro, chiaro, lì dipendiamo, è tutto un forse appunto. Ed è lì che io prima dicevo, avrei voluto dirglielo di persona, ma in questo caso uso i microfoni di Tempo Radio, i ristoratori di Monteclarensi, cercheremo di convocarli, di coinvolgerli, perché vorremmo proporre il nostro progetto, che è abbastanza già definito, e avere da parte loro dei feedback, delle proposte, delle... Perfetto, quindi assolutamente. Trippa Monteclarensi, Montichiari Trip Advisor. Perfetto, quindi lei mi consiglia quando se venisse a mangiare a Montichiari appunto la trippa. Ok, questo è... Dai, un piatto di costa sarebbe figo, dice, sei un genio, le dicono anche, per cui... Qua c'è un messaggio, forse è arrivato... No, credo che sia arrivato prima che arrivasse, perché Chiarini, sei generazione digitale, allora... Pensa agli eventi in streaming, infatti l'ho detto, lo so che non è uguale, però appunto fatelo, gli eventi in streaming appunto. Assolutamente sì, e non sono gli unici progetti digital che abbiamo in mente. Io ripeto ancora una volta, mi collego al messaggio di prima, un piatto deco significa un piatto di denominazione comunale, quindi solo un'amministrazione, in questo caso Monteclarense, ma di qualsiasi tipo, esatto, può dare la denominazione comunale a un piatto. Quello che può fare una Proloco, come tante altre associazioni dei territori, può cercare di valorizzare un piatto dopo averlo scelto, per magari puntare a avere quel tipo di nomea, denominazione. Sono due piani diversi. Allora, insomma. Presidente, a Castiglione abbiamo bisogno di una persona preparata e motivata come te per far nascere la Proloco, che manca, pensaci, dice Stefano. Fanno un gemellaggio. Io a Castiglione conosco tantissime persone molto più preparate e più motivate di me, quindi ne avete già tante. Dovete solo, probabilmente devono solo uscire, oppure non lo so, ne conosco veramente tante. Allora, Chiarini, per il 2021 deve essere un anno bomba, con manifestazioni originali e uniche. Allora, sorrido perché abbiamo già delle idee anche per il 2022 come innovazione. Dopo il 2021 io spero che si possano anche ripetere delle idee degli scorsi anni, perché è chiaro che bisogna, certo, anche poi portare avanti delle cose che hanno funzionato. La tradizione poi nasce da ripetizione di mi viene in mente anche dei demoni di quest'anno, mi vengono infatti in mente alcune cose del 2019, infatti, che ho anche citato. A Natale il concerto gospel, a proposito di streaming, no? A Natale il concerto gospel è eccezionale, bravo Chiarini, sei un fiume in piena. Bravo appunto. Grazie per questa idea. Appunto. Grazie, ho la fortuna di avere alle spalle un direttivo di 8 persone che oltre a sostenermi portano idee, ci sono spesso dei confronti costruttivi, che è molto importante, perché da soli non si fa nulla. Adesso leggiamo altri messaggi, per fare un esempio di quando ha citato le maestranze, a parte che ogni palco, per esempio, per fare un semplice palco in una piazza serve una ditta di ponteggi che faccia il palco con i tubi, poi ci vuole il carpentiere che metta le assi, poi ci vuole il lucista che metta i fari, eccetera eccetera. Per fare lo streaming servono delle telecamere, serve qualcuno che sappia usare il computer, una regia. Cioè anche per un evento del genere servono diverse persone. Presidente, grazie per tutte le manifestazioni che hai fatto, scrivono anche. Poi fate un videoclip di gruppi musicali monteclarensi e metteteli sul sito. Se non si può uscire, possiamo stare assieme in un altro modo. È una bellissima idea, è una bellissima idea. Per collaborare cosa devo fare, chiedono? Allora, adesso daremo i riferimenti. Sì. Assolutamente sì. Io spesso, dopo daremo le coordinate, chiedo a tutti coloro che hanno delle idee e vogliono mettersi in gioco, assolutamente. Non c'è bisogno, diciamo, di dover fare chissà che cosa. Uno può avere solamente un'idea, la voglia, l'entusiasmo di portarla avanti, che ci si prova, assolutamente. Sì, sì. Aggiungo semplicemente che quando parlava di maestranze e di tutto il mondo artistico, diciamo che il ruolo anche di una Proloco è, dal mio punto di vista, è anche quello di comunque farli lavorare, no? Quindi nel senso che noi siamo i volontari e abbiamo alle spalle per fortuna altri volontari che riescono a mettere in pratica determinate situazioni. Spesso ci rivolgiamo a dei professionisti che, come è giusto che sia, hanno comunque un riscontro economico da dover chiedere, perché ripeto, ci sono i professionisti della cucina, ci sono i professionisti di tante categorie professionali, scusate il gioco di parole, ma ci sono anche i professionisti del mondo dell'intrattenimento, della, certo, musica e dello spettacolo. Facciamo l'esempio, quando ha detto per esempio regia, serve qualcuno che sappia usare una regia mobile, per esempio, per cambiare le telecamere, cose, cose. Non è scontato che succeda, se non lo fa qualcuno non lo fa, non succede. Presidente, non possiamo fermarci nel DPCM.
sì, c'è la bozza, però sarà molto simile. Si richiama al non assembramento, almeno le mostre con percorso come il check-in aereo si possono fare. Il serpentone si fa. Io credo che in questo momento ci voglia anche grande senso di responsabilità. Dal mio punto di vista non avrebbe alcun senso leggere tra le righe di un DPCM per riuscire a trovare la possibilità di fare una cosa in un certo posto per 10 persone. Io credo che in questo momento ci voglia molta attenzione, dobbiamo usare tutti i presidi che ci indicano di usare, dobbiamo anche noi far sì che l'anno prossimo si riescano nel nostro piccolo a partecipare ancora a manifestazioni. Poi è arrivato un messaggio che è solidarietà. Chiarini, noi di Carpenedo lo riusciamo a fare, ma noi siamo più belli, forti e bravi. Scherzi a parte, solidarietà, anche noi siamo messi insomma in questo modo. Quindi. Carpenedolo ha una proloco che gli amici di non mi costa nulla dire che è un gioiellino, hanno lavorato benissimo negli anni e da parte mia chapeau a Carpenedolo. Per cui spesso tra l'altro cerco anche di, oltre a confrontarmi col vecchio presidente, non ho ancora avuto il piacere di conoscere il prossimo, anche di prendere qualche spunto, perché come gli altri prendono spunto da noi, diciamo che è un po' il gioco delle parti. Certo. La Proloco Città di Montichiari deve avere un ruolo apicale nell'amministrazione. Beh, credo che collaboriate già molto. Assolutamente, c'è grandissima collaborazione. Io credo che una Proloco abbia anche per certi versi la fortuna di essere un ente apolitico e al di fuori, diciamo, di un'amministrazione comunale. E si può muovere anche diversamente, quindi anche quello volendo è anche un preso. Poi la collaborazione, come io credo in tanti, quasi tutti i comuni, c'è ed è fondamentale. Assolutamente. Presidente, la Proloco ne approfitti per pianificare la promozione delle eccellenze, teatro, castello, eccetera, eccetera, appunto tutto quanto il territorio. Quindi questo è... Allora, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, ma per fortuna a Montichiari c'è comunque Montichiari Musei, un assessorato alla cultura, e ci qui... sono comunque enti che lavorano tantissimo e benissimo e... su questa promozione. Poi le leggo l'ultimissimo, organizziamo qualcosa di itinerante, piccoli spettacoli in strada sotto le case dei cittadini. Beh, questo qua è... chi ha scritto evidentemente si aspetta una specie di lockdown, comunque insomma eventualmente vediamo servono le autorizzazioni, bisogna vedere, lo diciamo a questo ascoltatore o ascoltatrice. Allora, siamo in chiusura, preparate carta e penna, lo diciamo a chi ci ascolta da casa, dall'ufficio, se sta guidando la macchina no, per favore la riascolti, esatto, questa sera c'è la replica, poi si trova anche sul sito, allora www.temporadio.it. allora, diamo le coordinate per chi vuole collaborare, chi vuole informazioni, eccetera. Allora, seguiteci su social, Facebook Proloco Città di Montichiari, abbiamo anche ovviamente la pagina di Instagram, quindi anche Messenger e i messaggi di Instagram. La nostra mail è prolocomontichiari@gmail.com. Su tutte le vecchie locandine che trovate su tutti i nostri canali social ci sono vari numeri di cellulare, adesso non sto a dire a chi appartengono, però diciamo che i canali sono veramente tanti con cui potete contattarci per farci proposte, per darci spunti. Ricordiamo anche che la sede che abbiamo inaugurato l'11 ottobre, finalmente siamo ritornati in centro, chiaramente in questo momento è ancora chiusa perché non possiamo aprirla e perché avrebbe poco senso, contiamo la primavera di ricominciare a aprirla al pubblico e vi daremo i giorni e gli orari. Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo il presidente della Proloco Città di Montichiari, Paolo Chiarini. Grazie presidente. Grazie a voi e teniamo duro.